Allora, l'acqua bolle, quindi buttare la pasta. Qui, facile. Buonasera, vorrei ordinare una pizza. E qui potrei benissimo chiudere il video. Ma Nico, non sei felice di vivere da solo ed essere indipendente? Indipendente? Ma da cosa? Da togliere i residui di cibo dal lavandino? Dall'andare in bagno a cagare e non essendoci nessuno che mi rompe resto pure mezze giornate sul water a cazzeggiare con lo smartphone fino a quando non mi rendo conto di avere batteria scarica e oltretutto aver perso l'uso delle gambe per la mancanza di afflusso di sangue? E quindi a quel punto che fai? Resti lì, inerme. Oppure quando ti svegli, vai in cucina e ti chiedi come hai fatto a produrre così tanta spazzatura in un solo giorno? Come? Dio, dimmelo tu! Non dare la colpa a me, fai solo schifo, figliolo! Grazie, eh? Prego! Produco talmente tanta plastica che se Greta Thunberg lo sapesse, vivrebbe davanti casa mia tutti i giorni e fa manifestazione col cartello, sicuro. My message is that we'll be watching you. Ci stiamo cacando sotto! Per carità, io sono a favore della raccolta differenziata, eh. Cioè, che paragone. Fermiamo una. Il problema è che quando vai di corsa, la accantoni tutti da una parte, convinto che tanto poi prima o poi. Buongiorno al pubblico maschile, buongiorno al pubblico maschile. Poi pimediologo. A parafuoco. Ehi, ma è del mestiere questo, no? Eh? Convinto che prima o poi la smisterai, perché tanto sta lì, dov'ha? Cioè, mica scappa. No! Non succederà mai. Sapete perché? Ma io che cazzo ne so, scusa. Perché quando finalmente ti decidi a smistarla, trovi bottiglie, lattine con formaggio fuso attaccato e qualche amico creduto scomparso. Grazie per avermi salvato. Da quant'è che eri lì? Da circa 10 mesi, ma perché non mi abbracci? No. Intanto metti questa. È una lunga storia. Poi cercheremo di capire che cosa realmente è accaduto. Poi quando vai dai tuoi amici in cerca di conforto, diciamo che la cosa non aiuta. Cioè, vivi da solo, è pazzesco! Puoi ubriacarti, sbrattare dove vuoi, girare nudo per casa. Tu non vieni qua in diretta in una trasmissione a raccontare i fatti tuoi, chiaro? Ma se non fosse che dopo dovrei pulire, direi che il discorso non fa una piega. Anche perché per una persona che vive da sola e lavora è praticamente impossibile tenere casa sempre perfetta, in ordine, pulita. Ci vorrebbe un intervento divino. Non guardare me, figliolo! Cazzi tuoi! Padre Pino, aspettami! Vabbè, dai, tanto ci pensa la donna delle pulizie. Ma poi realizzi che... Oh cazzo, sono io la donna delle pulizie. E quindi con tutta la calma del mondo, la reazione istintiva è quella di... Questa è benzina. Ma poi prevale la ragione e pulisci più o meno. A tappe. Non ti sembra che puzzi come il bagno di un autogrill? Vivere da soli è una gran figata, ma comporta davvero moltissime responsabilità. Quindi assicuratevi di essere adulti come me, prima di fare un passo del genere. Io sono tuo padre. Adesso vi saluto che devo andare a togliere l'albero di Natale. Sì, è del 2019. Ciao. Ma la roba precotta va mangiata surgelata? No, perché in teoria è già cotta, no? No? Vabbè. Mamma mia. Meno male che me so tagliato. Forza di mangiare roba precotta, sto a mettere su una trippa.